everybody, from Marco Dominiconi, your favorite music consultant. Ma tu lo tieni chiuso a chiave per far dispetto a me. Come una ladra vado in giro cercando ciò che dà la felicità. Dove sarà? Dove sarà? Mi sto chiedendo dove sarà. Ho avuto tanto dalla vita, Catherine Spack, mi manchi solo tu. Proprio per questo tu mi piaci, mi piaci sempre più. Passo le notti a immaginare tutte le notti sola insieme a te. Ti ruberò, ti ruberò, ma mi domando come fa. Oggi parleremo di Catherine Spack. Ci ha lasciato da poco per un, spero, corto viaggio. Che torni presto, Catherine. Grande classe, grande bellezza, raffinata. Credo fosse francese, in realtà è nata in Belgio, naturalizzata italiana. Quando all'alba tornerai, l'amore ti ruberò. La notte è fatta per rubare, rubare il cuore a te. Ma tu lo tieni chiuso a chiave per far dispetto a me. Passo le notti a immaginare tutte le notti sola insieme a te. Ti ruberò, ti ruberò, ma mi domando come farò. Catherine Spack, nata a Boulogne-Billancourt il 3 aprile del 1945, ci ha lasciato a Roma il 17 aprile 2022. È stata un'attrice, cantante, conduttrice televisiva e ballerina belga naturalizzata italiana. In 1964 dischi Ricordi e Film Contratto vennero pubblicati sui primi 45 giri, tra cui Mi Fai Paura, Quelli della mia età, Tous les garçons, il film di François Hardy, e Esercito del Surf, nota anche come Noi siamo i giovani. Diventano grandi successi da Hit Parade, grazie anche alla promozione nei vari teatri televisivi del sabato sera, nel quale fu spesso ospite. Nel 1964 le venne attribuito la targa d'oro al David di Donatello e continuò a lavorare in Italia con i più celebri attori e artisti, diventando una presenza ricorrente nella commedia all'italiana. Catherine Spack, born 3 April 1945 and she left us 17 April 2022, was a Belgian-Italian actress and singer. As a singer, Spack was regarded by some of the Italian equivalent of French chanteuse François Hardy. Spero vi sia piaciuta questa brevissima puntata su Catherine. Ciao Catherine, torna presto! Ogni mattina un ospite di rilievo. Con noi oggi Marco Dominiconi.